Benvenuti alla nuova puntata di Ti racconto un profumo, il primo podcast italiano dedicato alle fragranze e chi non muore si rivede, questo riguarda me. E io sono Andrei e oggi in buona compagnia di Claudia underscore Majorana, che verrà per sempre presa in giro per questo underscore in mezzo al nome. Quindi, ciao Claudia! Ciao Andre, buonasera. Ciao! Peccato che voi non avete potuto vedere la preparazione, perché tu qui c'era ancora il trucco, il mezzo spostamenti, tutto quanto per far partire questa puntata che doveva iniziare 30 Mezz'ora fa. minuti fa. Va bene, allora, il tema di questa puntata, molto banale, floreale per primavera, avanguardia Ah, era pura. floreale per primavera? Io ero rimasta a primavera e Oh, basta. solo in primavera e basta. Primavera Ok. e basta. Allora, e partiamo subito da te, vai. Il tuo primo profumo per la primavera. Allora, sembrerà banale, ma noi siamo un po' basic bitch, right? Ok. Not that much dalla tua faccia. Ma io comincio con un profumo che sto amando, 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 amando da quando l'ho scoperto. Ho detto che se avrei finito la travel size avrei comprato la full size e così è stato. E guarda già chi può vedere il video a che livello sono arrivata con la full size. Parlo di Viridarium di Maria Candida Gentile. Un profumo dal naso, per l'appunto, di Maria Candida Gentile è stato così lanciato sul mercato dal peak dell'anno scorso, quindi dal peak del 2023. È un profumo facilissimo, quindi facendo questa premessa che è un profumo molto facile, è un profumo molto facile anche nell'utilizzo, cioè è un profumo versatilissimo, è un aromatico, agrumato, mi piace da morire, cioè c'è poco da dire, io lo utilizzo sempre quando ho bisogno di freschezza, quando non so che cosa mettere. Sono di fretta, oddio, Viridarium. Devo andare in palestra, Viridarium. Vado a fare la spesa, Viridarium. Cioè, è un profumo veramente facilissimo. Non è sicuramente la scelta per quanto riguarda un profumo più strutturato, ecco, magari per la sera, però per il giorno, quando però appunto voglio una cosa a cui fast, non devo pensare troppo, sembra una buona idea. Tu l'hai Ok, sentito? io non l'ho mai sentito. Male, te lo farò sentire. Metto qua Oh. dietro che così lo vedete, magari di sfondo. Sì, lo vediamo un pochino. Poco, No, non poco, però. farlo cadere, per favore. No, 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 no. È il Allora, tuo primo? aspetta, aspetta, non abbiamo detto una cosa. Il Cosa abbiamo detto? profumo per la primavera, che cosa significa per noi? Cosa significa per noi? Allora, in primavera io abbandono robe pesantone tendenzialmente, immagino un po' più di pelle scoperta e quindi però spazio ancora abbastanza, mentre in estate sono tendenzialmente noiosa, cioè fresca, roba fresca, roba fresca e ancora roba fresca perché non sopporto niente e nessuno, meno che mai 40 gradi all'ombra, figuriamoci un profumo asfissiante. E quindi ecco, la primavera ancora mi permette di giocare rispetto all'estate. Sono ancora Ok, tollerante. Per te per me cosa vuol dire primavera? fondamentalmente primavera vuol dire fiori, fiori Effettivamente. florali leggeri, abbastanza banale anche per me, è abbastanza scontato, quindi io vado con i floreali. E il Vai. mio primo è High Groove Bouquet di Penhaligon's, Non l'ho che è... sentito. Questa è una fragranza che è uscita non tanto tempo fa ed è la perfumer Julie Plouchet, si pronunci così, ha collaborato a questo profumo con Principe di Galles e dovevano catturare l'atmosfera di il profumo che si sente in questa tenuta High Groove, appunto, e hanno usato Headspace, questa tecnica particolare per catturare il profumo
di una specie di tiglio. Ok. Una parte di provento è donata alla charity del principe. Bouquet per me è bellissimo perché è tutto quello che è primavera per me. Quindi questi tigli luminosi, fioriti, vagamente mielati, ma allo stesso tempo freschi, screziati di verde, ma non più di tanto, con questo sentore quasi di gelsomino sullo sottofondo, ma molto solare, molto luminoso. Molto pulito anche, non ha quelle tendenze carnali o carnose, se vogliamo, ma questo aspetto sensuale e pulito e mi fa impazzire. We like it though. Ora mi ha incuriosito ancora di più. Devo dire che, e tu lo sai perché hai visto il mio video, c'è questa tendenza di profumi solari, secondo me, ultimamente, che non mi dispiace, devo dire che non mi dispiace affatto. È un profumo bonus, ecco, che avrei citato se l'avessi avuto qua, sarebbe stato Sol Salgado, che per esempio, per l'appunto, sempre questo tiglio, salato, dolcino, anche questo super solare, che mentre d'inverno, secondo me, ricorda troppo l'estate e troppo, per l'appunto, veramente summery, invece adesso ce lo vedrei proprio bene. Comincio a vedercelo bene. In realtà Sol Salgado, Thomas de Monaco, per chi non lo sapesse, era anche tra le fragranze papabili per me. Poi però hanno vinto altre, ma era nella top 10 dalla quale dovevo sceglierne 5. Hai visto? Allora, vado per la mia seconda. La mia seconda è un altro profumo dell'anno scorso, un profumo che, mamma, a me è piaciuto tantissimo. È Boabeliss Intense di Nicolai. Quindi, come la chiamo io, dalla Zia Patti. Zia Patti, che anche questo saprai, sta uscendo con tre gourmand e questa cosa, bimbi miei, mi è rimasta qua, a me non mi cala. Però devo dire che le due uscite dell'anno scorso, quindi Caravanserai Hill e Boabeliss, per l'appunto mi sono piaciute da morire. Questa rosa è sicuramente una rosa, quindi comincio ad avvicinarmi anche io ai fiori. Ed è una rosa però sì legnosa, quindi c'ha questa parte un po' più scuretta, però una parte anche verde, un po' terrosa, perché c'è tantissimo tè mate. Questa cosa mi fa impazzire. Tanta ambretta in apertura, e quindi comunque ariosa, cioè non è una rosa legnosa alla, che so, Epic Woman, che già è un po' più scura, no? Un po' più dark. Cioè io qua di dark ci sento veramente veramente poco. È una rosa che sento proprio bella bella primaverile, bella bella aperta, ecco, molto luminosa. Abbastanza luminosa, dai, non troppo. Abbastanza luminosa. Abbastanza. Abbastanza. Siamo in primavera, non siamo in estate, quindi va bene. Esatto, abbastanza luminosa. Ma allora, io non mi ricordo, ma Nicolai aveva già qualche gourmand nell'assortimento? Perché a me non sembra. Ma sai che ti direi una cretinata? Beh, sicuramente non così smaccatamente gourmand a chiamarli Sant'Onorè Pavlova, che sa di ananas sulle gengive, o macaron bourbon, ecco, cioè robe così ci mancavano sicuramente dalle Patti. Ecco. Non so se essere più spaventato o se sono soltanto curioso. La curiosità ci sta sempre, poi c'è anche da dire, ecco, che evidentemente tutti dobbiamo pagare le bollette, anche la Zia Patti, e quindi Ma tu li hai sentiti? sì, li ho sentiti in Ok. fiera, li Come ho sentiti, sono? No. sono nel senso che per l'appunto sono gourmand, non sono la mia capozzi, non sono la mia gem, come si dice in italiano? Ok, sì, non sono, diciamo, la mia preferenza primaria,
li salviamo perché sono comunque Nicolai, perché sono comunque fatti con criterio e principio, ecco. Non sono etilmaltole d'ambroxan messi a caso, però è stato comunque un boccone amaro da digerire. Ma una considerazione non da appassionato, ma da persone che lavorano in settore. Sono Ecco. vendibili? Sono? Vendibili? Eh sì. Ok. Per questo dico, dobbiamo pagare tutte le bollette. Evidentemente anche la zia Patti deve pagare le Non c'è nulla di male, quindi ok. No, assolutamente. Tu secondo? Il mio secondo in realtà è molto scontato. Baci from far away, di Tonatto. No. Profumi di Letta Tonatto, questo incontro tra l'heritage italiano e la modernità, dell'Australia. E Australia, è famosa per la quantità dei wattle, delle mimose e delle diverse specie di mimose. Ed è Wow. qualcosa che è rimasto anche a me impresso nella mente quando sono stato in Australia, la quantità di mimose e di eucalipti. Ehi, Sì, ma dai, non lo sapevo. tanto tempo fa, 20 anni fa. Mizzica. Mizzica si Vent'anni può fa. dire. Mizzica si può No, no, dire. no, non è quello, è il fatto di aver realizzato che è stato Mi fa tipo quasi che sono 20 anni passati fa. 20 anni. Sì, va bene. Allora, fondamentalmente sì, mimosa molto luminosa, molto solare, molto calda, non ha quella polpetta, che ci aspettiamo da un profumo alla mimosa, non sa di vecchio, non sa di cassetto della nonna, non sa di cipria. È molto screziato da queste note di aromatiche un po' più calde della foglia di pomodoro e la violetta che aggiunge questa parte di luminosità. E quello che mi è piaciuto moltissimo è una leggerissima nota di miele insieme al sandalo, i muschi bianchi e legno di rosa che si percepisce e non si percepisce. Nel senso, non appesantisce la fragranza, ma le dà un po' di carattere. Un po' di E corpo questo è in più. sì, assolutamente. E queste, insieme a Violette di Sydney, sono le mie fragranze per la primavera. Cioè, le spruzzo in overdose tutte le volte che mi capitano sotto mano, cioè praticamente tutti i giorni. Anche per andare a dormire. Che bello il profumo prima di andare a dormire. Sì. Bello, mi piace un sacco, è No, una pratica che mi piace proprio. è bello. Bello, lo devo sentire, mi manca questo di Tonatto. Come ti manca? Mi manca. Ok, va bene. Mettiamo nella lista delle cose da far sentire a Claudia. Bravo, scrivi. Assolutamente. Vado col mio terzo? Vai. Allora, io mi sono appena resa conto che la mia top 5 primaverile è assolutamente unisex, forse quasi più tendente al maschile, volendo, soprattutto con questa mia terza scelta, che è stata rubata da Beppe, dal mio compagno, cioè sono Ok. andata a rubarla da lui. Dice: "Ma Gladio, non ne avevi abbastanza profumi?" No, sono andata a rubargli questo profumo. Ve lo faccio vedere e ne parliamo insieme. Che è Saint Vetiver di D.S. Ndurga, quindi dal naso di David Seth Moulds. È un vetiver che a me piace un sacco e che devo dire anche in negozio vendo bene, perché è un vetiver secondo me. Intanto unisex, cioè io lo porterei serena, ma proprio serena, serena, agile, come direbbe un amico mio, agile. E poi è un vetiver facile anche per i non vetiver lover, nel senso che, e tu lo sai meglio di me,
Il vetiver non è sempre una materia prima facilissima, ecco, soprattutto i vetiver di Giava, c'è cioè questa sfumatura pesante, quasi cuoiata, cioè bella fumosa anche volendo. E invece questo vetiver con questa parte, passami il termine, bella ruffianina, perché abbiamo il rum, quindi la parte sì, liquorosa, ma è liquorosa dolciastra. C'è però appunto l'aggiunta di canna da zucchero, cioè proprio è un vetiver per tutti, veramente, veramente per tutti ed è un vetiver facile, ecco, di facile approccio se vogliamo restare sul vetiver o vogliamo avvicinarci al vetiver senza andare dritti sul vetiver di Iram Green, ecco, per esempio. Molto più classico. Molto più classico. Esatto. A te piace sei in vetiver? Allora, di Essendurga mi piacciono tantissimi profumi, parecchi li trovo molto ruffiani, ma c'è sempre qualche cosa. Non so se mi piacciono più i founder o i profumi, ma non lo so, ho questo rapporto nel senso. Mi piacciono, li acquisto, tu lo sai molto bene. Ho presente. Ecco, e li utilizzo perché mi piacciono. Capisco che non sono a volte delle creazioni più complesse al mondo o più artistiche, ma mi sta bene. Riesco a entrare nella filosofia del brand. C'è un, non lo so, una specie di vibe che condividiamo e quindi per questo mi piace. Però devo dire che è vero che magari ce n'è qualcuno un po' più ruffiana, però nel mondo della nicchia invece io apprezzo l'approccio di Durga perché sono sempre fragranze. Se possono ispirate e quando non sono ispirate lo ammettono serenamente, cioè per esempio pistacchio, loro l'hanno detto, cioè non è che vi raccontiamo storie da è una fragranza al pistacchio, volevamo fare una fragranza al pistacchio e questo abbiamo fatto, però in verità apprezzo anche questo loro tentare di riportarti sempre all'America, di metterci sempre un pochettino del loro, come in Mississippi Medicine, come in Bowmakers, che però appunto vuole ricordare, no, i creatori di violini, sì, Bowmakers, però appunto dei boschi della Virginia. Quindi ecco, ci mettono sempre qualcosa dell'America, a me questa cosa piace tanto, Jasmine Yucatan, cioè ecco. Come? Cowboy grass. Cowboy Grass, esatto, cioè, e non trovo che siano tutte così semplici in realtà. Cioè, Bowmakers è un bellissimo legnoso, ma non è per tutti. Cowboy Grass è un bel vetiver, ma non è per tutti. Jasmine Yucatan è un gelsomino meraviglioso, ma non è il gelsomino così ruffiano per tutti. Quindi ecco, ci sono alcune cose decisamente più facili, assolutamente sì. Anche la prossima che sta per uscire, Black Magenta, che è già uscita in America, tra poco arriverà in Italia, è abbastanza easy, devo dire, però c'è anche qualcosa di più complicato, quindi secondo me ci sta, un bellissimo brand, io adoro Durga, mi piace proprio Sì, a me tanto. piace moltissimo, trovo molto interessanti quasi tutte le loro uscite, anche se sono abbastanza semplici, mi divertono e mi piace indossarli, cioè è difficile che io poi indossi tante fragranze di un brand unico, quindi questo è già una grande cosa. Esatto. La mia terza fragranza, io sono stato combattuto e le mie fragranze per la primavera sono troppe, ho dovuto fare una selezione, ho eliminato tutte quelle che non sono disponibili sul mercato. Esatto, stavo dicendo questo prima, cioè che da notare l'impegno per scegliere fragranze tuttora in commercio, perché se ci fossero state anche le fragranze non in commercio sarebbe stato tutto molto più semplice, sia per me che per te, penso, ecco. Assolutamente sì, e ho scelto una fragranza very low cost. Fragonard, Lilas, questo era il fiore di quest'anno. Io ho un amore sfegatato per i lilà, e mi piacciono i lilà che sono più freschi, non quelli opulenti, non quelli pesanti, carnali, seducenti,
ma quelli che ti trasmettono l'idea del venticello di primavera che trasporta il profumo dei lilà da lontano. E questo è uno di quelle fragranze, ha quell'aspetto sì, di lilà, leggermente fruttato, leggermente speziato, quella polverosità morbida di biancospino, di eliotropio, vagamente mandorlato, ma con questa bellissima freschezza quasi verde. Wow. Anche in realtà la casa dichiara tra le note il tiglio, Che ritorna nel cerchio. il profumiere è Aurélien Guichard, che a me piace molto come lavora. Ah, vedi? È E io invece easy. stavo pensando per un profumiere che non conosco. No. No, no. Poi sai, la mia Bertrandite, quindi. Mathieu Premier? Ah, ok. L'ha fatto tutti lui? Scusa, se non mi sbaglio, sì, beh, ora controllo, ma mi sembra sia proprio lui. Poi è Vai a vero, io posso controllare. essere confuso perché questi giorni sono abbastanza rincoglionito, ma sì, Aurélien Guichard, Mathieu Premier. È lui. Me lo ricordavo Cosa? perché mi piace. Vedi, vedi. Ma è una bella Me scelta. Io non ho la tua passione per il lilla, ma poi anche il fatto di spaziare anche nel low cost è ottima cosa. Dimmi lo Assolutamente. quarto! Aiuto, aspetta che mi sono dovuta allungare qua nelle nostre postazioni improvvisate. La mia quarta fragranza dal naso di Chris Morris. Memetexis! Belli miei. Allora, perché ti devo dire che mi piace tanto questa fragranza? E soprattutto, aspetta che nel frattempo me la spruzzo. Mi piace, devo dire, particolarmente, non solo va bene il corpo, ma questa testa a me fa impazzire. Perché sì, va bene, c'è il binomio che regge tutta la fragranza è fico cacao, direi. Ma mi piace tantissimo questa apertura, non solo per il verde del fico, ma per la parte, come si chiama, come si traduce blackcurrant in italiano? Ribes nero. Ribes nero, esatto, c'è questa parte acidula, acidula verde succosina, che lo capisci che non è data dal fico e che viene proprio dal ribes nero. Che, oh, raga, mi dà un senso di umidità appena bagnato e di grande tridimensionalità, secondo me, a questo fico, perché restituisce un po' la parte di un fico appena tagliato, di questo frutto morbido. C'è proprio tutto da mordere. Questo ribes nero mi fa impazzire in apertura, impazzire. Poi sì, arriva tutta la parte mielata. Gourmand, e comunque è un gourmand che non mi dispiace, cioè non solo non mi dispiace, mi piace tantissimo. Ecco, io da non amante dei gourmand, questo mi piace tantissimo. E questa, ripeto, questa parte di blackcurrant di ribes nero iniziale, forse è quella che mi ha proprio conquistata. Sì, è una fragranza che piace molto anche a me. Blackcurrant, come nota, è interessante perché poi viene estratta dalle gemme del nero, quindi non dal frutto, e ha questo aspetto anche un pochino animalico, nel senso quasi di Capisci? tipo gatto. Sì. Un po' pissi. Io l'avevo fatta più elegante, un po' Tu l'hai pissi. fatta più elegante, sì. Però Sì. sì, anche in piccole quantità aggiunge questa succosità, questa succosità che ti fa venire acquolina in bocca subito dall'inizio. Giuro, a me fa venire l'acquolina in bocca, Metex, è pazzesco, eh? Cioè, provatelo veramente per credere, perché. Beh, tu Sì, ce l'hai ma ben presente, Metex, quindi.
Metexis, quando l'ho sentito la prima volta, ho detto: ah, carino, ma mai nella mia vita lo indosserò. Non è stato, cioè, non è stato così, Anch'io ho perché poi l'ho detto indosso no, spesso. zero. Ho detto no, ma figurati, una fragranza al figo e cacao. Ho detto io, no, no, no. Perfetto. Va bene, salutiamo il nostro caro Manos. Ciao Manos. Io vedo il tuo Tuo Metexis, come? quarto? Il tuo quarto? Il mio quarto, io vedo il tuo Metexis e rilancio con Wild Tuberose. Sempre di Manos Gerakinis. Ovviamente non ho scelto fragranze vintage, ma non potevo non scegliere una fragranza che è di difficile reperibilità. Ed è questa tuberosa che so che piace tanto anche alla Claudia, e che sarà una delle mie due tuberose di questa primavera slash estate, perché ho intenzione di portarle fino all'autunno. Tuberosa molto, molto verde in apertura, direi. Non verde che respinge, ma un verde luminoso, sempre luminoso, dolce, zuccherino, quasi candito, quasi fastidioso. Da un lato lo trovo troppo e dall'altro mi attira, quindi questo da Esatto. quanto repulsione e attrazione. Anche a te fa questo Io effetto? pure, identico, questo Ok. sentimento di attrazione e repulsione verso questo profumo perché riconosco essere proprio il mio guilty pleasure. Cioè, io che dico sempre no, ma io le robe dolci, no, no, ma io i profumi, niente, no, 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 no. Ho sentito quel tubero e sono diventata cretina. Io questo profumo lo voglio, cioè è proprio il mio guilty pleasure, cioè ho tra 100 profumi quello lì che dici, oh, quando mi voglio sentire proprio signorina gne gne gne, White Tuberose. Ora magari non per te quando ti vuoi sentire signorina gne gne gne, però io mi sento proprio così, cioè quando lo porto, e poi ti ripeto una quantità di complimenti nei 2 giorni di Exxon che l'ho portato che E I would questa è la like. cosa, la quantità di complimenti che di solito io non ricevo per le mie fragranze, il che probabilmente dice una grande cosa sulle scelte delle mie fragranze, ma questa effettivamente, perfino nella metro o nell'autobus, i complimenti li ho ricevuti. Quindi, validissima, io non cerco i complimenti, anzi mi mettono un po' a disagio, però ok, va benissimo. Però ci piace, ecco. Ci piace Ma tantissimo. siamo già Quindi. all'ultima? Ma come funziona questa cosa? No, a me piace. Aspetta che la devo prendere, ci devo prima arrivare. La devi andare a produrre per Allora, caso? La devi andare a produrre per caso? No, produrre per fortuna no, perché no, però devo andarla a prendere. Allora, la mia ultima fragranza è un arrivo fresco, guarda, ma fresco freschissimo che mi è arrivato oggi, Ok. ma è un profumo a cui faccio la corte da non so quanti anni, ma veramente da non so quanti anni. L'altro giorno mi è partito il matto e ho detto, ma io che cacchio ci sto aspettando a prendere? Ho detto, basta, toh, sai che c'è? Me la prendo. Stiamo parlando di Chypre Palatin di MDCI. Ok. Ok, dal naso, brava Bertrand Child, non potevo non mettere un profumo di Bertrand, e quindi dal naso di Bertrand Le Chauffour, aspetta che mettiamo questo qua dietro, ah, eccolo qua, dal naso di Bertrand Le Chauffour è uno Chypre, però uno Chypre moderno, ed è uno Chypre che mi fa impazzire, innanzitutto in apertura, ma anche il bergamotto, abbiamo questa apertura comunque bella verde, molto spinta su questa parte aldeidata galbano, quindi c'è tutta comunque la parte fresca, luminosa, tipica degli Chypre. Nel cuore c'è il suo cuore florale, che però devo dire non si sente irrilevante. Quello che è veramente pazzesco di questo profumo è questo fondo ambratissimo, ma veramente, veramente ambratissimo. C'è questo tolu benzoino che tu sai che io vado matta per il tolu, me lo bevo tipo a colazione, io il tolu, best friend forever. E teoricamente potresti dire, ma Claudia, ma come un profumo ambrato in primavera? Ma sì, perché io me lo sono immaginato
Ovviamente non di mattina, perché di mattina magari ammazzate la gente, però di sera, quando per appunto si comincia a scoprire un po' di pelle, a me ragazzi, l'ambra d'estate, rivalutatela se non l'avete già fatto, perché l'ambra che tutti quanti utilizzano tendenzialmente d'inverno, invece sulla pelle d'estate, col calore della pelle, esce fuori tutta un'altra poesia che vi posso assicurare d'inverno. Non esce, perché d'inverno non escono e non vanno a contatto con la pelle, quindi i profumi rimangono molto più statici. E invece il calore della pelle, anche il sudore, volendo, della pelle, trasformano queste ambre in cose mai sentite, veramente fenomenali. Quindi io non vedo l'ora di utilizzarlo per l'appunto nelle mie sere primaverili e why not anche estive. Devo dire un profumo per quando me la voglio sentire tantissimo, cioè questo è un profumo proprio elevated, capito? On another level. I am on another planet, you cannot touch me, you will never have me. Mi dispiace, ma non ci arriverete mai. Ecco, when I want to feel like that, quando mi voglio sentire così, ci preparo la ten. Ci sta, ci sta. Allora, anche a me piacciono le ambre d'estate perché trovo che si aprono in modo spettacolare e che non sono così godibili d'inverno. Mentre invece mi piacciono tantissimo gli agrumati d'inverno, riesco a godermeli molto meglio. Sono d'accordissimo, esatto, perché non vengono bruciati come invece succede d'estate. E poi se ci pensi, mandarini, arance, cioè è tutta frutta invernale, quindi. Invernali, sì. 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 Io l'altro giorno, allora, no, poco prima di Exxans, avevo incontrato Jun Lim, il founder di Born to Stand Out, e mi ha fatto sentire in anteprima le tre nuove uscite, che erano bellissime, di cui due avrei usato in primavera se fossero già disponibili. Mary Jane, quindi Mary Jane, cosa vuol dire? Marijuana, Marijuana. molto bella, molto, molto aromatica, non puzzosa, non letterale. Angel's Non Powder. soltanto fina, ecco. Angel's Powder cocaina, in realtà quell'effetto un po' baby powder, nail polish, quegli odori un po' strani, un po' particolari. E poi c'era uno che però non faceva per me, che era il Burn or Drunk Maple, sciroppo d'acero fondamentalmente. Esatto. Un po' troppo per me, però Mary Jane, se avessi avuta, l'avrei inserita sicuramente in questa selezione. E allora Ma il tuo quinto qual è? la mia ultima fragranza, ero indeciso fra diverse, fino a questo momento stavo scegliendo fra Özel di Xerjoff e Bluebell di Penhaligon's, ma alla fine scelgo il Bluebell di Penhaligon's Ah, stessa. perché sa di giacinto. È il periodo della fioritura di giacinti, anzi non giacinti, ma di Hyacinthoides, una specie particolare di giacinto che è appunto chiamato Bluebell, che ha questo odore sì linfatico, sì verde, sì intoxicating, ma allo stesso tempo quel floreale pulito che può richiamare in mente un po' il mughetto oppure il gelsomino, non gelsomino, il ciclamino, ma anche quella parte verde di galbano, quasi gambo del giacinto quando lo staccate, Verdissimo, linfaticissimo. linfaticissimo, e mi piace tantissimo, lo trovo molto realistico, e mi piace indossarlo in questo periodo perché mi mette di buon umore. A me il profumo dei giacinti piace tanto, mi piacciono come fiore, quindi se devo scegliere una fragranza per primavera, sarei giacinto. Come vedi, le mie Anche fragranze se devo sono. dire che pure Wendell merita, e a proposito di Xershoff, stavo pensando alla fragranza che mi avevi fatto provare tu per l'appunto quando eravamo insieme, quando mi hai detto cosa ne pensi di Chanel numero 5, mi hai dato l'alternativa al Daydata moderna, com'è che si chiama? Pico vai Adama. Quello là. Non è E mi era piaciuto tantissimo. facile da No. indossare, però
Ha un bellissimo effetto sia su una donna che su un uomo, è notevole. Non so se lo utilizzerei in primavera, però, perché mi spaventa un Beh, po'. effettivamente sì, devo dire che mi aveva conquistato questa cosa dell'aldeidato iniziale, no, non so effettivamente quanto primaverile sia, ma... No, è floreale, ha una certa freschezza, ma è È la potenza, è la la... potenza, la diffusività, è come se tu ti vestissi di un rosso fuoco in mezzo alle strade grigie di Milano, cioè ti vedono da un chilometro, ecco. Fantastico. Forse no, in primavera, ecco, va Forse no, bene. in primavera, ecco. Bene, questa era la nostra. Hai una honorable mention? Ma la mia honorable mention sarebbe Sempre Emerald di onorable. Cotillion, che mi è arrivato da poco, ma non mi Cosa? sembra il caso. Cosa? Emerald di Cotillion, ma non mi sembra il caso. No. Bellissima. Però oddio, non avevo... oddio, così su due piedi, aiuto! È strano perché tu di solito hai sempre una honorable mention. È vero, ci avevo pensato anch'io, non avevo menzionato così, a Maya Hashiyama di Dedè, arte profumata, Ok. che per l'appunto è molto verde, vuole ricordare per l'appunto Maya Hashiyama, quella la foresta di bambù, e quindi è sì verde, però anche qua c'è questa parte zuccheratina nella canna da zucchero, quindi è edulcorata con la sua parte verde. Bellina in primavera, mi piace molto in primavera. Poi un honorable mention? Ah, la mia honorable mention probabilmente sarebbe un profumo che non è più disponibile sul mercato, ma è il mio profumo per la primavera, Guerlainade di Guerlain, che per me Vabbè, sì, ciao, vuol dire è facile. la per Guerlainade. E mi piace moltissimo. Aspetta che lo recupero. Mamma, prendilo, che bellissimo. No, sì, ciao. Che Io con gli occhi a cuore. è stupendo, ma è proprio la gestualità dell'applicazione. Bellissimo. Cioè, Stupendo. solo per quello me lo metto praticamente tutti i giorni, anche se poi mi spruzzo sopra un altro profumo, ma è il fatto di Per fare indossarlo in gesto. primavera. Sì, no, è proprio la gestualità che mi piace tantissimo. Bellissima. È una Dobbiamo gestualità intima. riprenderla questa cosa, che soprattutto in Italia non si usa completamente né per gli oli né per gli extrait. Una volta tutti gli extrait erano touch-up, erano da ritoccare per l'appunto o con la bacchetta o insomma con il tappino, mentre adesso non si usa completamente, viene vista una cosa inusualissima. Sì, però è una gestualità che io amo, la trovo molto intima e molto, molto interessante per il profumo, in generale al posto dello spruzzo selvaggio. Ecco. E devo dire anche che in un'ottica anche più sensuale, barra sessuale, volendo, evitare tipo spruzzi sul collo, se poi devi immaginarmi il mio lui che si avvicina, ecco, al collo, invece di fargli leccare l'alcol, magari il profumo me lo metto tattico dietro l'orecchio o in punti, ecco, più piazzati, evito al povero malcapitato di farsi la lingua pezzata di alcol. Ecco, È diciamolo. vero, 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 ma devo dire Beh. che comunque questo tipo di applicazione, per esempio Guerlainade, a te sembra di non metterne tanto, ma in realtà ne metti tanto, cioè si sente tantissimo intorno a te e tu lo percepisci tutto il giorno fondamentalmente. Quindi non sempre la quantità maggiore vuol dire Beh, Madonna. avere questo buon profumo, quindi a volte meno è più. Less is more. Sometimes less is more. More. E quindi con questa carrellata di profumi per la primavera, quindi non floreali, ma Yes. per la primavera, Per la prima. vi auguriamo una buona giornata e speriamo di risentirci presto. Grazie mille, Claudia, che mi hai tenuto la compagnia stasera. E Grazie a te per l'invito. che è sempre un piacere, lo sai che prima o poi ci rivediamo di nuovo. Ciao a tutti! Ciao.